una persona che in qualche modo è sul punto di raccontare come le cose sono andate, quindi ho cercato di dargli un'ulteriore spinta nella sua direzione. Non so se servirà. Gli ha chiesto di confessare anche. Vabbè, sì, guarda, per la famiglia sarebbe un risarcimento veramente più prezioso di qualunque somma di denaro, perché non c'è somma di denaro che possa ripagare una cosa di questo tipo. Ma sapere come sono stati gli ultimi istanti e sapere soprattutto che questo probabilmente, questo fatto nasce da un rifiuto di fronte a un approccio grossolano o quant'altro, ci aiuterebbe soprattutto di più ad accettare una tragedia come questa. Ma se lei la guardava negli occhi, Dietro che cosa vedeva lei in quello sguardo? Non lo so, vedevo uno che non reagiva e che in qualche modo spero che abbia recepito quello che gli ho detto. Lo sapremo nei prossimi giorni. Ha fatto appello alla sua coscienza. Beh sì, sai, il processo finisce e con la coscienza poi bisogna in qualche modo scendere a patti. Voi e la famiglia non avete tanto dubbi su chi è colpevole, ci va detto. Noi francamente non ne Mi permetta una domanda, avvocato. Mi è parso che lei si sia commosso in un momento. Non è che mi sia commosso, come fa a non commuovere sta vicenda quando pensate a quella bambina massacrata nel campo, ci si commuove. Certo, ci sono tanti elementi che ti sviano, quando pensi alle lettere, alla Gina o quant'altro, ma alla fine bisogna tornare a quell'immagine terribile. Ecco, non mi sono ricordato di richiamare quell'immagine del pugno che stringe l'erba, che è la seconda immagine del processo. La prima sono quelle 6 righe della moglie che racconta quella sera, la seconda è quella mano che stringe Lei ha l'erba. Una parlato più confessione volte. extragiudiziale. È una sorta di si può anche confessare stando zitti.